Zappa ragazzi, ragazzi, un video diciamo su nperf, un'applicazione per controllare la connessione. Ad esempio, diciamo un full test. Diciamo che fa la prova di download, poi farà quello di upload e quello di latency. C'è tecnologia, wifi, provider e network. Collegherà automaticamente al server che non ritiene più vicino, non è vicino prima. Mentre succedono le prove di browser, adesso. Tempo, il peso del file che sta scaricando. E poi ci sono le statistiche. Osservare quello di streaming. Praticamente va su YouTube e si scarica un video. Nei vari formati 240, 480, 720 ce la fa. Ok, qui mette anche un widget diciamo nella barra di notifica, mette sopra là c'è scritto c'è un K barra S che sono i widget di questo programma qui. Questo è il risultato, c'è il tuo score rispetto agli altri. Per condividere si può rifare da capo, quindi c'è scritto download, upload e latency con la media anche. C'è il nostro rate della performance del browser e dello streaming. Fare le mie operazioni, mettendo gli altri medi nel nostro paese e il medio della regione. Anche i vari provider. Si può solo fare uno streaming test, vedere la storia. Vedere il coverage dello speed secondo le varie secondo le wifi secondo 4G 4G più dicendo si può aumentare la cambiare provider mettere tra Italia ad esempio si può vedere un po' le cose. Vediamo anche l'azione. Quindi clicchiamo sulla simulatrice della posizione si può vedere la posizione tua. Ci sono le varie impostazioni, puoi vedere. Informazioni. Ecco, quindi questo è nperf. Può essere utile per vedere un po' come è la nostra connessione sia wifi che 3G, 4G, quello che avete. Neanche la zona di copertura. Quello che va meglio, dove è meglio la nostra connessione. Ragazzi, attimo, quindi siamo su Math Studio, applicazione per risolvere delle equazioni. Ad esempio, questo qui mette la nostra faccia di calcolatrice, tipo, anche come calcolatrice se uno vuole. 1, ad esempio.
Parte quindi bisogna fare il seno di x, bisogna insomma, facciamo l'espressione 3 diviso 11. Quando cammini sulla barra si può posizionare il nostro cursore. 3 diviso, quindi sta segnando, vogliamo premere, facciamo solve e mi dice la sua azione. Se non me lo prima entry. Vedere sia in frazione che in decimali. Siamo seno di 3, 0. Spostiamoci, facciamo uno slide, possiamo starci in vedere le altre cose che possiamo usare. Solve. Prima di nuovo solve. Adesso facciamo una cosina di greco, un quarto, una solva, questo è in adianti, tutorial. Sempre le equazioni, un slide in giù, facciamo questo, lo solvo, in su, in parentesi, x, onda, tastiera, solve e ti dice il risultato x uguale a 3 e x uguale a meno 3. Se sapete fare le equazioni sapete che è giusto. Equazione x alla seconda più y alla seconda più anche di questo. Cioè, questa è un'equazione quadratica, ovviamente. Adesso solvo questo 6 5 praticamente qui gli diamo i parametri. E mi risolve quella questione che serve quella che sottolinea a vedere 6x alla seconda più 3x più 5 uguale a 0. Posso fare anche varie cose nel fatto del tutorial comunque. Lezioni, fate vedere qua. Si possono cercare altri. Qui sono varie
Ci sono le varie cose che possono fare. Qui si può fare anche un plot. X uguale 1, 2, ecco, questo comunque è Mac Studio, cambiamo applicazione, siete completo per fare un po' di tutto, poi non so fino a che difficoltà si può, possono fare le varie equazioni, quindi non ti dice come si risolve, se lo fai tu, se lo devi fare il mio compito, non puoi scrivere il risultato. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao ragazzi, ragazzi, mi sono i Doctors, che è un'applicazione per cercare i dottori per iniezione, per nome, se conosciamo il nome. Semplicemente di fare quello, vedere come funziona qua. Tipo cardiochirurgia. La provincia, che ne so, un tipo Genova, adesso segniamo la prestazione, non c'è lì, non c'è niente, facciamo, troviamo il medico. Mappa, c'è la lista. Comunque, insomma. Ora questo, c'è un calcio del medico, vedere se facciamo vedere sulla mappa, se facciamo vedere il curriculum, scegliere il giorno e ora della visita. Il giorno della visita, non ci vuole niente, se facciamo fare la prenota. Non fa perché non mi interessa, mi è scritto anche il prezzo, insomma i privati. Ragazzi, mi siamo su All in One Toolbox, un'applicazione per fare un po' di pulizia, in più pulire la cache, che volete fare, pulire l'ecologia in più delle cose, pulire i timpani che occupano lo spazio. C'è anche l'applicazione per fare boost, e facciamo clean, ad esempio. Incontrare un po' tutto quanto. Vedere insomma quello che c'è, quello che poi tenderà, quindi facciamo anche il calcio questo e vedere un po' che cosa toglie, facciamo fare il clean, insomma di selezionare quello che vogliamo, c'è anche la advanced, pulito, altre cose che non ci interessano, settings, whitelist, sono tutte le oggetti nella whitelist, vediamo che ci interessa, ma fare una shortcut, un restore, sezione, devo fare il boost, sono andato a mettere il boost, oppure comunque devo fare un kill, se vuole uccidere applicazioni in pratica. Ci sono applicazioni che normalmente non dovrebbero essere accese perché non è in prima mano, alcune però rimangono in background nonostante tutto. Vai tool. Login.
mucho en mi celular, obviamente. Voy mandando esto ahora en onda. Questo è un'applicazione che fa un po' di tutto, vedere fino anche dall'app 2 SD per mettere le stesse applicazioni della SD, ovviamente dopo le installate. Un peccato, questo è il caso direttamente dove andiamo noi. E ecco, quindi, questa è utile, insomma, non è usare così in maniera sconsiderata, perché comunque, cioè, quelle applicazioni non dovrebbero essere cancellate, anche per esempio nella cache di internet, che sarebbe andati veloci. Se ne togliamo, comunque si toglie un po' di spazio e mettete un po', non è che sia un mettete chissà quanto, però insomma qualcosa fa. L'altra che vuoi fare vedere, la trovo. C'è la ciclina che non ce l'ho. Quello fa le nostre cose. E poi c'è. Master, lo uso spesso. Questa applicazione ci fa le sue cose. Cioè, c'è un file. Cerca un po' i file per spazzatura da togliere. Io pick up solete, la procedura delle applicazioni che sono state cancellate, che non sono state cancellate in modo adeguato, tutto, la parte avanzata come anche in quell'altro, dovresti vedere un po' tutto quello che hai e quello che si può togliere. C'è un dumpster che è utile perché c'è una cosa che te lo salva, però ti apre comunque lo spazio che comunque vengono salvate nella parte non interna, non esterna. E comunque in pratica te li togli, ma ce n'è ancora, quindi già quelli occupano memoria. Mi sono cancellare delle foto dei video che mai per sbaglio rimangono ancora lì. Anche tu non lo sai neanche da lì. In caso non ci vuoi più cancellare, devi andare anche lì, ricordati che le metti su un dumpster, da lì, che ce l'hai anche da lì. Per phone boost c'è anche l'antivirus e l'app manager. Il boost è più che per diminuire la temperatura, che si scalda ogni tanto, soprattutto certi scenari nuovi. In pratica quello che fa è mettere in pausa, cioè, togliere dal background tutte applicazioni che non sono utili. Volevo vedere qua. Non sto usando, ma che rimane nel background per fare le operazioni. Qui c'è l'app manager. Vediamo un po' quelle applicazioni che hai, la pick up. Ce ne hai qui. E si possono usare nuovo per spostare nella SD, questo qui clicchi per nuovo SD. Poi c'è l'antivirus, una scansione, non mi interessa comunque. Questa è come in massima l'applicazione per fare pulizia, c'è il cleaner che non ho, una volta anche quello era molto utile, il cleaner. Quindi queste applicazioni utili. Non dare in modo sconsigliato, perché a volte magari fare le cose che non servono, ma si può rallentare l'uso. In più, se tu le applicazioni, lui te le cancella. Più quella delle self che c'è per i passi, se lui te la cancella, se tu la spegni, non la fa più quello, soprattutto non le riaccendi. Ragazzi, ragazzi, un ultimo video, eccoci su Shooty Skies, che è dello stesso delle stesse persone che hanno fatto Cassie Roots. Infatti, se vedete adesso, ha una grafica in quello stile.
Quindi queste rinoceronte questo, quindi dobbiamo uccidere tutti questi personaggi che ci verranno addosso, ci spareranno anche contro, prendendo anche il bonus. Questo gioco è molto frenetico, è passare il pianino con questo simpatico personaggio, lo schermo e far fuori tutti i nemici di tipo fino alla cassaforte, più giochiamo più avanti, forse poi ci devono fare dei soldi o delle armi che possiamo comprare con le monete che prendiamo nei livelli. Ci giocare e ritiriamo addosso un sacco di amici e di pallottole. Donna, nuovo personaggio. Niente, questo è un gioco gratuito e però ci sono gli acquisti che si possono fare con monete reali, o che aspettano anche le vere coin che hanno come regalo. E c'è questo attacco qui speciale che si può fare prima di fermi, che mi è molto d'aiuto in questo gioco, ovviamente. Non me la prendere per lì. Nella partita, se ne andiamo fermi, si fa un attacco speciale molto forte. Se riesce a farlo, ovviamente. Ovviamente però di essere fermo rischi di essere colpito. Quindi per quello. Devo fare quindi insomma spostarci nello schermo, cercare di evitare tutti i nemici che vengono giù e le pallottole dei nemici. Tipo quelle cose lì, quei cubetti lì che avete visto. E raccogliere i coin per ottenere armi che sono temporanee. Tipo c'erano delle armi che fanno degli spari quadrupli, tripli, doppi, quindi più forte. Sono armi temporanee, quindi dobbiamo cercare di sopravvivere il più tempo possibile. E a fine livello ci sarà un boss, se riusciamo a andarci. Adesso non sono ancora arrivata perché non è facile. Vedete, è notato. Devi fare un trafianco delle memorie. Non ho tentato di sperare.
questo comunque è Shooty Skies, è carino, una bella grafica, WhatsApp alla sera, se l'ultimo video siamo su 360 degree. Cosa così questa? Chiamiamo un attimo la schermata. Da notte al giorno. Mi gioco di notte, ma è così. Vedete questa la luce dello schermo sugli occhi. Mettiamo su play. Infatti qui c'è questa pallina, ci sono vari livelli. Potete vedere. C'hanno i rubi, giocarci, durante i vari livelli, dovete fare è spostare con uno slide del dito questa specie di rotellina che ruota, evitare di finire addosso quelle punte lì e prendere invece quei specie di smeraldi, cubi, non so come, penso che siano degli smeraldi. Questo è il tipo di gioco in cui bisogna fare lo score più alto possibile e fare sempre di meglio. Non spendere niente, ci possono andare avanti. Quando giriamo, stiamo attenti perché come gira anche la pallina lì andando. È molto facile che. Ovviamente ogni volta che batte la pallina cambia la posizione di quelli spuntoni. Facciamo lo slide, andiamo avanti e quando noi facciamo lo slide ovviamente. Questo è lo scopo di un gioco che ho fatto.